contiene un passaggio in cui l'artista ci dà la sua prospettiva dell'aneddoto di Cage. L'oscurità c'era, ma il silenzio no. Vi dico quando finisco con questa quotazione, perché è lungo. L'oscurità c'era, ma il silenzio no. Questa sembra una descrizione accurata dello stare in una camera ancora con le luci spente. In certe circostanze tecniche potrebbe essere auspicabile ottenere una situazione la più silenziosa possibile, ossia quell'ambiente chiamato camera anecoica, sei pareti di materiale insonorizzante, allestito in modo da ottenere una camera priva di eco. Parecchi anni fa a Harvard sono stato in uno spazio del genere e ho sentito due suoni, uno acuto e uno grave. E quando li ho descritti al tecnico incaricato, questo mi ha spiegato che quello acuto era il mio sistema nervoso in funzione, quello grave era la circolazione del sangue. Sino alla fine dei miei giorni ci saranno suoni. Lettore, pensa al significato di tutto ciò. Un giorno, anche qui in città, prova ad ascoltare i suoni che ti circondano. La musica ad alto volume, il fragore del traffico, le urla della gente. Che frastuono, che inferno! Ecco, scappa in campagna, godi il frullio degli uccellini e il gorgoglio di un ruscello. Lasciamo stare le zanzine e gli accenti volgari. Godi, lasciali risuonare dentro una volta, due volte, e poi ancora e ancora e nuovamente, finché non diventano un clamore insopportabile, finché i grilli non ti chiassano nelle orecchie durante la notte e il gufo non ti urla di morte. Poi vattene dal tuo paese e dalla tua terra, alzati e vai. Va nelle terre desolate o negli scavi deserti, dove non ci sono né bestie né insetti. Ah, infinita solitudine. Stiamocene insieme, io e te, in solenne silenzio. Ma, aspetta, cos'è? Cos'è che sto sentendo? Viene da là. No, adesso è qui, è lì, è là, è lì. E dappertutto, sì, dappertutto, grida il vento con vuota delusione. Intanto che il pianeta girerà intorno al sole, ci saranno sempre bolle di aria calda e di aria fredda. E l'aria calda rimpiazzerà sempre l'aria fredda. E io, sì, io, il vento soffierò per sempre. Per me soffiare e urlare. D'ora in poi, per voi che avete visto i nuovi spogli della terra, ogni mio simbolo, anche se nessun altro lo sentirà, sarà come le tronde di mille elefanti. E quando alzerò il tono, vi coprirete le orecchie e vi acquattarete nel terrore d'essere sopraffatti. Via, via da qui, andiamocene. Ma dove andare? Dov'è che il vento non mi troverà? Dovrei fuggire dall'umanità dove c'è il vento o dal vento dove c'è l'umanità? Ma un attimo, l'ingenuità umana non mi ha già fornito qualcosa con cui possa evitare sia l'uomo che il vento? Non c'è forse la camera anecoica? Non ci sono le sue sei pareti di materiale unico? Una stanza che è più silenziosa la tecnologia non ne può creare? La voce dell'essere scoppia in risata implacabile. O uomo, porta le tue ossa mortali in una camera anecoica,
e senti il suono del sangue che circola e senti il suono del sistema nervoso in funzione. Ok, ho finito la quotazione del libro giovanile. E tra parentesi abbiamo visto un modo di leggere ad alta voce le note e di non leggerle, ma farle visibili. Comincio con il curatore. Questo scritto è strano e piuttosto convoluto. Nel penultimo paragrafo c'è anche un cambiamento stridente dalla seconda alla prima persona, ma illustra con gran forza la lotta costante, quasi esistenziale, dell'artista contro il rumore. Ma la storia dell'artista e del suo interesse in John Cage e nella camera anecoica non si ferma qui. Siamo in possesso di una lettera scritta da lui alla fine di maggio o all'inizio di giugno 1982. Qui è la parte che ci riguarda. Mi è successa una cosa incredibile, vacca boia. Sono andato con Miranda ad alcuni degli eventi organizzati per il 70° di John Cage all'Alameda. Nota del curatore, Cage a 70 fu l'evento d'apertura dell'Alameda Festival del 1982. Consisté in una serie di concerti nella chiesa di St. James a Londra dal venerdì 28 al sabato 30 maggio. Nella sua lettera, Evan dice che i concerti ebbero luogo al Teatro Alameda, ma questo è incorretto. E ancora tra parentesi, qui si vede un altro modo di leggere ad alta voce le note e di leggerle, ma ancora le faccio visibili. Nell'intervallo tra due eventi siamo andati al bar di fronte per un tè. Ci siamo sedute a un tavolo grande e dopo un po' abbiamo notato che proprio vicino a noi c'era Cage con due pirla che lo intervistavano. Nota del curatore, questa reazione da parte di Evan è, stranamente, forse no, poco caritatevole verso due persone perfettamente innocenti che avevano senza dubbio contato di parlare con Cage e pensavano che fossero l'artista e la sua compagna ad essere più bravi. Come sai, sono ossessionato dalla storia che Cage continua a raccontare di quando è andato nella camera anecoica. Così gli ho chiesto se era andato a quella di Londra. Mi ha detto che c'era stato fotografato, ma che non era in operazione. Che peccato, se funzionasse ci andrei volentieri anch'io. Ci siamo messi a parlare di filosofia. Era assurdamente innamorato del memoir di Norman Malcolm su Wittgenstein. Nota del curatore, non un'altra di Wittgenstein, nemmeno. Nota del curatore, l'entusiasmo di Cage a quel tempo per quest'opera è comprovato da un passaggio da lui scritto a Ornella Volta, l'autrice di due opere su Satie, un anno dopo la conversazione qui riportata. Ho finito di leggere il tuo libro francese, l'inglese non è arrivato, lo amo ed è una cosa che posso dire di pochi altri libri. Questi, come il tuo, sono profondamente commoventi. Il memoir di Ludwig Wittgenstein, non Malcolm, è Eric Satie di Tompkins, non nella traduzione inglese, purtroppo impossibile da leggere. Rendere materiale scritto commovente deve essere ciò che la morte fa alla biografia. Solo
che invece di pronunciare memoir alla francese lo pronunciate minoir, allungando la seconda lettera sia foneticamente che temporalmente. Era così strano. Poi, dato che Miranda e io stiamo cercando di mangiare il macrobiotico e lui vuole scrivere un ricettario macrobiotico, e come si legge ad alta voce in tutto questo articolo, non si può. E lui vuole scrivere un ricettario macrobiotico, ci ha dato questa ricetta. La ricordo praticamente parola per parola, nota del curatore. Da un'altra lettera scritta non molto dopo la conversazione riportata: grazie a John Yoder ho cambiato sia la mia dieta che quella di Nurse Cunningham e abbiamo adottato una dieta macrobiotica. Questo rende l'artista una specie di nipotino culinario di John Yoder. Ok, so la ricordo praticamente parola per parola. Prendete una carota, una rappa e una pastinaca, mettetele nel forno e arrostitele. Saranno deliziose. Ah, abbiamo provato a farla. E vuoi sapere il risultato? Una carota, una rapa e una pastinaca arrostite in forno. Niente di più, niente di meno. Spero che il suo ricettario abbia ricette più interessanti e più buone di questa. Nota del curatore. Del suo futuro ricettario, Cage disse: invece di riguardare solo la cucina, sarà di tutto ciò che mi interessa, però modificherò l'uso di processi aleatorici in modo che la cucina venga fuori più del resto. Come è possibile non amare questa seconda frase? Il libro non fu mai scritto, ma sul sito del John Cage Trust c'è una pagina con annotazioni di Cage sulla cucina macrobiotica con alcune ricette. È sbalorditivo che in questa pagina, sotto il titolo Tuberi, ci sia il seguente: carote, rape, topinambolo, eccetera. Mettetele nel piatto di terra cotta da forno e poi in forno caldo per un'ora o più con un po', molto poco, di olio di sesamo. I tuberi possono essere coperti con porri e una mistura come quella suggerita per il pollo arrostito. È possibile che Cage non abbia raccomandato a lei l'uso dell'olio di sesamo. È anche possibile che gliel'abbia raccomandato, ma che l'artista abbia ignorato la raccomandazione. Comunque, era veramente simpatico ed è stato incredibile parlargli così. Mi sento come un servo della gleba scrofuloso che è stato guarito dal topo di un re. Sarà una storia da mettere nella mia memoir. Nota del curatore. Malgrado il fatto che questo volume non sia esattamente un memoir di Ernie, è possibile che sia una lingua pronunciata proprio come l'aveva pronunciata Cage. La profezia dell'artista, dunque, letteralmente, per modo di dire,